Allora, io vedo già pronto Cristiano Tinazzi con noi, che è in viaggio, come vi dicevo. Ci ha detto che prima non riusciva a collegarsi per colpa di una violenta tempesta di neve. Eccoti qua. Raccontami, Cristiano, dimmi dove sei e cosa succede. Sì, io sono a circa una quarantina di chilometri da Kharkiv. Ci stiamo dirigendo da questa mattina verso la città. Sono circa 3 ore di strada, diciamo, da Dnipro, e sono con un convoglio di macchine che sta andando a recuperare dei civili. Penso che passeremo, non penso, sicuramente passeremo la notte, una o due notti dentro la città. Abbiamo recuperato un appartamento di una delle volontarie che sta lavorando adesso a Dnipro, e ci ha dato le chiavi. Vedremo se le condizioni di sicurezza sono abbastanza, come dire, valide, se no dovremo passare la notte all'interno della metropolitana, dove ci sono anche altre centinaia di civili che Cos'è? si trovano lì. Tra l'altro abbiamo visto delle foto Ci sono una valenza. terribili. Abbiamo visto delle Dimmi, dimmi. fotografie terribili dell'ospedale di Kharkiv distrutto, che pare sia stato, cioè, a Kharkiv non c'è scampo ormai. Sì, tra l'altro dovremmo anche arrivare a raggiungere l'ospedale. Abbiamo preso contatto con dei medici e adesso stiamo cercando di capire un Quindi attimo se tutto va come muoverci bene, in tu in città, un'oretta perché dovresti essere a Kharkiv, se non succede, insomma, se non capisci che nella strada è troppo complicato. sì, diciamo che stiamo andando a circa 140 all'ora adesso, è abbastanza ghiacciato, e però purtroppo non possiamo lasciare il convoglio, quindi ci siamo già messi giù botte di proiettile e tutto, perché stiamo entrando in una zona dove potrebbe essere soggetta a bombardamenti. Quindi vi faccio sapere più tardi, quando arriviamo in zona, se Sì, riusciamo mi a raccomando, collegarci. Cristiano, dacci notizie prima possibile. A fra poco. Assolutamente. Vedo che anche. Ciao.